partito a esplorare il regno di mio padre. Di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno. Invece ho continuato a incontrare sempre nuove genti e paesi. Sebbene spensierato, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Non conviene più mantenere 7 messaggeri quando c'è WhatsApp o comunque, insomma, ci sono le mail. E poi c'è il tema effettivamente della frontiera, della conoscenza, no? Del limite, del cosmo. E Kant diceva: il cielo stellato sopra di me, le melanzane della zia dentro di me. Ma bisogna anche avere un fisico bestiale. Noi questa sera ne abbiamo addirittura 3. Fisico sperimentale, nonché professore all'Università di Roma La Sapienza. Fisico sperimentale non significa che siamo in discussione, ma insomma, sperimentale, non, cioè fisico, è già accertato, acclarato. No, perché quello è teorico, è diverso. Adesso, no? Io non, il teorico adesso lo presentiamo. Siamo arrivati lontano. Siamo riusciti a fotografare l'immagine dell'universo poco dopo la sua nascita, 13,7 miliardi di anni fa. È la cosa più lontana che abbiamo potuto vedere. Un bagliore emesso dopo la formazione dei primi atomi, 380.000 anni dopo il Big Bang. Ma queste particelle che voi fate rincorrere e poi esplodere, dove si trovano? Dove le trovate? Beh, queste particelle non le troviamo nella vita quotidiana, le creiamo facendo urtare particelle che vengono accelerate grandissime energie. È quello che accade nei grandi acceleratori, dove le particelle raggiungono velocità pari a oltre il 99% di C e così la loro energia si trasforma in massa. Abbiamo capito che vi piace far scontrare queste particelle. Abbiamo capito come le particelle prendono massa. Sì. E poi prima la professoressa Fafone ha detto sì, perché la materia è fatta da protoni, alla fine così. Quindi vorrei capire un po' meglio qual è la definizione di materia. E poi si parla tanto di quest'antimateria. Cos'è la materia? Cos'è l'antimateria? Esiste davvero o è solo fantascienza? Quello che succede per la materia, i modi che ha di interagire. Questo modello standard, che cosa prevede in questa battaglia tra materia e antimateria? Ecco, il modello standard non riesce proprio a far prevalere la materia sull'antimateria, perlomeno nella quantità giusta, perché noi siamo qua stasera. Hanno convissuto per un tempo brevissimo, non pacificamente a dire il vero, tant'è che le particelle dell'una e dell'altra hanno fatto una gran battaglia, annientandosi vicendevolmente, e questo ha generato non poca confusione e liberato un sacco di energia. Io faccio quello che è curiosity driven, perché è dalla sete insaziabile di conoscenza, vedrai che tu ci guadagni. Questo è il messaggio, diciamo, di funzionamento di un ente di ricerca. La forza è potente in quest'uomo. Una volta, grazie a tutti voi e buona serata e buona fisica a tutti.